Domenica sportiva grandi firme. Verstappen e Pecco Bagnaia hanno regalato vittorie capolavoro infiammando il popolo dei circuiti, degno coronamento di una settimana palpitante. È successo di tutto. Parigi-Bercy amara per due fenomeni. Alcaraz stoppato agli ottavi da Humbert, Sinner bloccato da un virus intestinale, Yannick accolto a Torino domenica sera da un muro di fans, flash, telecamere. Settimana tumultuosa nei palasport. Milano ha vinto il derby azzurro in Eurolega con la Virtus Bologna. 99-90, Paola Egonu, 25 anni, vuole lasciare Milano e tornare in Turchia, ingaggio da 1 milione di euro. Ormai tra Paola e lo spogliatoio c'è freddezza, un problema in più per il CT Velasco. Settimana anche di magie, i Dodgers californiani hanno vinto la Major League di Baseball battendo le due New York, prima i Mets, poi gli Yankees. Sempre a New York domenica c'è stata la carica dei 54.000 alla maratona più amata del mondo. Oltre 2.000 dall'Italia. Ha vinto l'olandese Nagie, origini somale, in 2 ore e 07 min 39. Il maratoneta, 35 anni, era fuggito a 6 anni dalla guerra. Entusiasmante la Serie A con l'Atalanta che ha sbancato il Napoli 3-0 e Lautaro Daurlo tornato a illuminare San Siro dopo 249 giorni di digiuno. Entusiasmante anche il massimo campionato di rugby, Rovigo nuova capolista. Secondo le aspettative i campionati di pallavolo, quello femminile vede sempre Conegliano al vertice. 3-0 sullo Scandicci, in un palasport tutto esaurito, 5.344 spettatori, quello maschile vede al comando la Gas Sales Piacenza, 3-0 all'Allianz Milano. Ottime notizie dalla Spagna agli europei di ciclocross, Italia mattatrice e incetta di oro, argento e bronzo. Infine il tennis, Jasmine Paolini principessa a Riyadh. Ecco gli Oscar in ordine alfabetico, Pecco Bagnaia, trionfo in Malesia e 10° GP della stagione. In testa 18 giri su 19 e una velocità massima di 332,2 km orari. Dominio Ducati e titolo iridato rimandato all'ultima gara tra 2 settimane. Da segnalare il ritorno in MotoGP di Andrea Iannone, ritrovato dopo 5 stagioni, Thomas Chacon, il nuotatore veneto ha brillato in Coppa del Mondo a Singapore conquistando il suo 5° podio nella rassegna. Tornato ai fasti dei giochi olimpici estivi di Tokyo, 2020, e Parigi, 2024. Jasmine Paolini, il trottolino gigante del tennis azzurro mattatrice a Riyadh sia nel singolo che in doppio con la Errani. Stagione d'oro per Jasmine, 28 anni, N4 nel ranking mondiale femminile, vincitrice a Dubai e in finale a Roland Garros e Wimbledon. Matteo Retegui, il centravanti dell'Atalanta, 25 anni. Al Maradona ha realizzato l'11° gol. Bilancio sontuoso, 11 partite, 11 gol e 3 assist. L'italo-argentino ha contribuito al 5° successo di fila della Dea. Miglior uomo in campo con lo sgusciante Lookman, doppietta.